Nel Vangelo di oggi, preso da Giovanni, al capitolo 12, dal versetto 24 e seguenti, leggiamo: «Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo». Gesù si paragona al seme di frumento che manifesta la sua forza vitale proprio quanto cade nella terra. Scegliendo di cadere, sceglie di morire per comunicare a tutti la sua vita. Non rimane solo, non rimane unico. Gesù ci insegna che il seme che vuole conservarsi perde la sua qualità di seme e non è più quello che deve essere, non comunica più vita. Una vita è tale perché si dona. Una vita che non si dona e si chiude in se stessa è sterile sempre. Sappiamo però che gli uomini, quando sono chiamati a scegliere, difficilmente scelgono di morire, proprio perché ritengono la morte un'estrema solitudine. Ciascuno di noi rigetta l'idea d'essere abbandonato e la morte a tutti noi pare l'abbandono definitivo. Eppure Gesù insiste: se non muori, rimani solo. Cioè, l'incapacità di morire ti porterà esattamente a ciò che rifugi, il rimanere solo. E ci ricorda Papa Francesco: Gesù ha portato nel mondo una speranza nuova e lo ha fatto alla maniera del seme. Si è fatto piccolo, come un chicco di grano. Ha lasciato la sua gloria celeste per venire tra noi. È caduto in terra. Ma non bastava ancora. Per portare frutto, Gesù ha vissuto l'amore fino in fondo, lasciandosi spezzare dalla morte come un seme si lascia spezzare sottoterra. Proprio lì, nel punto più estremo del suo abbassamento, che è anche il punto più alto dell'amore, è germogliata la speranza per tutti noi. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.